Conoscete, oggi vorrei proporvi una diretta un po' particolare. Innanzitutto vi faccio i miei auguri per questa Domenica delle Palme e sicuramente come da tradizione in questi giorni di festa si prepara sempre qualche piatto un po' più elaborato, particolare. Oggi io volevo proporvi uno dei piatti tipici trapanesi, ovvero le busiate allo scoglio. Bene o male, la pasta allo scoglio la conosciamo tutti, però fatta con le busiate, a parte sicuramente i miei amici trapanesi o chi è stato più in vacanza, più sicuramente insomma non sanno di cosa stiamo parlando. Le busiate sono un tipico formato di pasta che appunto è nato qui a Trapanese, si chiamano busiate perché viene fatta a mano, veniva fatta a mano, oggi la fanno anche in maniera industriale, con il cosiddetto buso, una sorta di stecchino dove preso dalla Benodesma, che è la cosiddetta disa, dove si inseriva un filo di pasta impastata, diciamo pasta fresca, si attorcigliava e dava questa forma così a spirale. Un attimino qua c'è qualche problema, magari potremmo alzare o abbassare, credo che sia il caso di regolare un pochettino il treppiedi, è la prima volta che faccio una diretta in cucina fuori dal computer. Così come va? Sì, dobbiamo solo scendere. Ecco, così evito di assumere posture. Va bene. Adesso come... Molto bene. Ho qui Sasbi dalla regia mi sta dicendo che adesso l'inquadratura è migliorata. Scusate, piccoli problemi tecnici sempre. E colpa del mio essere nubio, quindi novello in questo settore. E pian piano cerchiamo, come dico sempre, di migliorare. Sasbi, che ora si farà vedere anche lei in diretta, sarà la mia aiutante. E quindi oggi assieme prepareremo Ciao. questo piatto. Ecco qua, guarda, se volete farti vedere. Ciao. Ciao! E allora, da come cosa cominciamo? Per preparare le busiate allo scoglio, innanzitutto bisogna avere una bella saltapasta in cui andare a rosolare con un po' d'olio e uno spicchio d'aglio, che ora andremo a prendere. Sasbi, vieni in aiuto. Prendiamo lo sporchino, un piccolo tovagliolo, sì. Andrò a pulire questo aglio. Questo è aglio rosso di Nubia, un aglio diciamo coltivato sempre in provincia trapanese, nelle zone delle Pace Podo, Nubia per l'appunto. Ha delle caratteristiche organolettiche particolari. Ecco qui, faccio vedere come spelucco questo spicchio d'aglio. Salvi se la ride perché è un po' impacciato, è normale, io non sono uno No, sei chef. bravissimo. Sono una persona così che cucina, è necessario che comunque bisogna cucinare, insomma. Ecco qui, spicchio d'aglio intero, lo mettiamo qui a rosolare, con un po' d'olio. Olio extravergine d'oliva, autoprodotto, cioè i nostri genitori hanno, cioè noi qui abbiamo la fortuna di avere dei terreni con degli alberi d'olivo, da cui ogni anno durante il periodo della raccolta delle olive, fra ottobre e novembre, riusciamo a produrci l'olio per noi. E questa è una grande cosa. Mettiamo un bel po' d'olio, andiamo a far cuocere. Tagliamo un attimo le mani. Possiamo E facciamo accendere. partire la rosolatura. Adesso noi iniziamo a prendere anche il condimento proprio che è la base per fare questo piatto, ovvero lo scoglio.
Noi optiamo per un prodotto surgelato e quindi per anche per una questione di praticità. Però l'ideale sarebbe sempre meglio farlo con dei frutti di mare freschi, un pochino delle lavorazioni di particolari, di pulitura e bla bla. Un attimo, si trova. Qui c'è tutto quanto per poter diciamo, preparare questo piatto che a molti piace ovviamente. Aumentiamo un pochettino la fiamma, anzi mettiamo proprio sul fornello quello più forte, così da sbrigarci. Nel frattempo io mi dedicherei al taglio dei pomodorini. Iniziamo. Sta venendo l'aiuto. Dicono più o meno 300 grammi, però noi andiamo a occhio, vediamo quelli che ci piacciono. Si sciacquiamo, si può farci in più, poi li mettiamo qua, su questo piatto. Il pomodorino con lo ciliegino, ve lo mostro. È l'ideale, lo tagliamo a spicchi. Mentre l'aglio si sbiondisce, noi ci portiamo un po' avanti con la preparazione del prezzemolo. Intanto sciacquo un po' di prezzemolo, questo va alla sì, fine. questo lo possiamo solo, lo possiamo anche tritare. Tritare, lo vuoi tritare? Invece, ecco qui, siamo pronti. L'aglio si è inghiondito, tiriamo fuori e iniziamo adesso il prodotto già congelato spesso, se così può fare la cortesia di preparare la bottiglia di vino bianco per sfumare questo prodotto. Non si trova in frigo, l'ho messo in frigo. Salvaschermo. Apriamo. Non mettiamo qua la fiamma. O secche. Allora,
Bravo. Taglio dei pomodori, prendo un po', abbiamo tagliato i pomodori spicchi, così ora poi andremo tra un po' a mettere in cottura. Nel frattempo possiamo anche preparare la pasta, la pentola per sì, portarla in ebollizione. Quindi noi aggiungiamo un po' di gamberetti sul gelato. Li mettiamo tutti così li tocchiamo. Ecco qui. Opla, uno è andato fuori uno. Partito come un missile. Lo possiamo sciacquare, non lo so niente, è pulito. Posso mettere il registro a schermo su? Cosa? Il registro a schermo sul cellulare, ma non so se ora non lo rinserà. Spero di sì. Cosa? La diretta. Ok, qui nel frattempo cuoce a fiamma viva. Noi andremo a mettere un po' di sale e un po' di pepe. Sale quanto basta. Io sempre di prendere quello intero con un macino, così da per preservarne gli aromi, l'odore. Altra particolarità, noi utilizziamo il sale marino, non il sale gemma. Dico perché il sale marino, vedete che qui noi a Trapani abbiamo fortuna di avere le saline che ci permettono insomma di produrre sale, estrarre sale dal mare, e diciamo è un ottimo prodotto, sì, più forte diciamo del sal gemma, infatti basta dosarlo molto molto meno, ce ne sono vari tipi, e c'è magari la granulosità quella più grande, più fine, in base poi all'utilizzo che uno se ne vuole fare. Questa è una granulosità media. Iniziamo a cuocere e buttiamo adesso anche i nostri pomodorini. Ecco qua. Scendiamo tutto.
domanda mi si è interrotta. Comunque siamo ancora lì, non abbiamo fatto nulla di particolare, stiamo continuando a cuocere il nostro preparato per spaghetti allo scoglio. Nel frattempo io ho peso del busiato. Essendo pasta fresca, di norma bisogna calcolare qualche grammo in più rispetto alla pasta normale. Quindi se mediamente si calcola 100 grammi a persona, qui possiamo andare tra 150 e 200, volendo, quindi, perché ha una crescita, una resa diversa. Ovviamente a livello nutrizionale sarebbe sempre bene mangiare 100 grammi. Il problema è che 100 grammi di pasta fresca sembrano quasi nulla ad occhio, quindi per questo si tende un pochettino ad esagerare. Che dici, facciamo 300 grammi? Sì. Dopo per... sì, sì. Come diciamo da nostra parte, l'abbondanza non ha fatto mai carestia, cioè l'abbondanza non ha fatto mai carestia. Quindi, fa così nel deciso. Grazie mille. C'è pure, invece ci penso di asciugare. Quindi, cari amici del Fare Gabbiano che ci state seguendo, oggi ho voluto improvvisare questa diretta. Di solito la faccio dalla mia postazione PC, questa volta ho voluto fare tramite il mio cellulare per vedere anche i risultati che si possono ottenere. Sì, vediamo come dicono la regia, sempre di andare un po' più indietro, e così anche vi rendo partecipe un pochettino di ciò che faccio. E magari qualche altra volta potremo preparare sempre un altro piatto tipico della tradizione trapanese, e così per portarvi un pochettino a conoscenza della nostra cultura culinaria.
Ovviamente se vi piace vi invito a scrivermi sui miei canali social, ovvero pagina Instagram e Facebook di Fare Gabbiano, il canale YouTube di Fare Gabbiano, dove potete trovare anche la replica di questo video che io ora andrò. Ciao Linneos, buonasera. Buongiorno. Buongiorno veramente, buona Domenica delle Palme. E così magari per chi si fosse messo magari o una parte o la puntata lo vuole rivedere, e lo può andare a vedere sul canale appunto del Fare Gabbiano, di cui io e poi posterò anche link sui vari social. Nel frattempo che sento un attimo, ma sono sempre più lo scappo. Cottura quasi, direi di spengere, appena calo la pasta spengo. Molto bene. Questa possiamo pentola in ebollizione, quindi noi possiamo calare le nostre musiche. Questa essendo pasta fresca richiede dei tempi di cottura nettamente inferiori rispetto alla normale pasta. Ovviamente fatte in casa sono tutt'altra cosa, ma devo dire che questa marca di pesa, diciamo, di questo pastificio locale, risultano veramente bene, bene, non hanno quasi nulla da dire. Lancia ancora, qui c'è la farina, mentre qui noi spegniamo la nostra base. Andiamo a mettere un po' di sale, come già avvenuto, per mettere lo zucchero. Molto bene. E giriamo la nostra pasta. Questa è una diretta un po' improvvisata perché avendolo organizzato così fretta, questa volta magari nel frattempo preparo il piatto principale, mi potrei dedicare a preparare qualche piccolo antipasto, questo delle bruschette con la bottarga o burro e acciughe, vediamo, magari mi faccio ritrovare un po' pronto. Oggi diciamo è stata una improvvisata e quindi ero anche un po' spiazzato. Se volete magari proporre qualche altro piatto per la prossima volta, magari me lo fate sapere,
anche nei commenti io cercherò di accontentarvi. Premesso, non sono né un chef, né un cuoco, come detto in anteprima, sono una persona normale che cucina senza avere nulla a pretendere. Ecco, un'altra particolarità della pasta fresca, a differenza della pasta secca, non va lasciata al dente, bensì richiede tempo, cioè deve essere ben cotta. Questo perché essendo la pasta insomma, fresca, appunto, il pasto ancora molle, rischia di poter creare qualche problema a livello di digestione, quindi deve essere ben cotta, non al dente come avviene magari per gli spaghetti di produzione industriale o altro genere di pasta di produzione industriale. Sì, questo già lo separiamo. Qualcuno in linea, magari mi fai sapere per piacere, Sassi, Sì, così io linea rimango di Tesla. Tesla che già abbiamo salutato, Salutato. che poi il mio Tesla sappiamo è il mio Quasi co-conduttore, vedi. sì, da Un po' quasi, è vedi cosa il mio scrive. co-conduttore e nonché editor del blog Il Faro e il Gabbiano. Un giorno magari quando sarò vecchio riuscirò ad andare in pensione, magari mi trasferirò in un'isola alle Canarie o chissà da qualche altra parte, fuori dall'Italia o dall'Europa. E bisogna aprire tipo una sorta di baracchetta così dove preparare piatti espressi, insomma, a base di mare, tipo con il pescato fresco, classico, sai, vedete, tipo il classico pescatore che si improvvisa poi anche uovo. E magari portare la cucina italiana all'estero dove magari apprezzata e valorizzata senza tanti fronzoli, perché comunque non sono amante della nouvelle cuisine, quindi tutte queste presentazioni che
carità, non loro perché, ma io sono più per la praticità. Piatti più abbondanti, sostanziosi e comunque e genuini. Ecco, questa è la mia filosofia di cucina. Immagino io il classico vecchietto con la pipa, la canna da pesca al mare, seduto con la mia sediolina. E quindi un po' più della mura. E quindi chissà, magari per poter passare una vecchiaia più tranquilla e con meno sbattimenti. Si dice, posso dire, pasta tagliata un po' ci mani, o era pignata tagliata un po' di mani, nel senso, forse sì, infatti sì. Traduco, pasta guardata non un po' ci mani, oppure ma detto giusto è pentola guardata non può le mani. Allora, proprio il cotta. Sì, dai. Assaggiare tu? No. Dai, a te l'onore. No, non assaggia tu. Un piatto. No, no. Ancora ci vuole, vero? No, no, già toccarla, guarda. Va bene. Dai, corre buona ci vuole. Un altro con bomba. Sale lascio così perché non vorrei aver esagerato magari nel sughetto, quindi non vedo si convenza. Inneos Tesla dice ricorda il leader. Ah, ok, grazie Inneos. All'ombra dell'ultimo sole si è capito un pescatore allora. Sotto lungo viso come una specie di sorriso la accendiamo così la finiamo di cuocere in padella. Sì. Quindi comunque non deve essere molto. Sì. C'è da fare una bella cottura, quindi ora spegniamo la nostra pasta. Mettiamo, andiamo a scolare la pasta. Non metto acqua di cottura perché il sugo comunque è già abbastanza. C'è un po', c'è abbastanza sugo, quindi. Non lo trovo necessario. Eccoci qua. E adesso. Mi avvicino? Sì. Accendiamo il fornello più forte e saltiamo la pasta. Magari si vede mentre. Un attimo che mi avvicino e dici. Aspetta, mi devo mettere così.
Si vede? Sì. Ok. Signorina. Lasciamolo cuocere un altro pochettino qui, così si prende anche di sapore. Ovviamente, utilizzando prodotti freschi, i risultati sono ben altri, anche dal punto di vista coreografico, perché i carapaci delle vongole, delle cozze, qua tutto sgusciato, insomma, danno anche diciamo, un altro effetto. Ma questa è la dimostrazione, insomma, così tanto shue shue, giusto per darvi l'idea di come si prepara la pasta allo scoglio e soprattutto per farvi conoscere le busiate, ecco, questo è il mio obiettivo. Ricorda gli ingredienti. Ok, facciamo un ripasso degli ingredienti. E allora, uno spicchio d'aglio che va rosolato, e dopo si mette il condimento alla base dello scoglio, che sono frutti di mare misti. In questo caso noi abbiamo preso già quello, il preparato congelato, dei pomodorini, e una sfumata di vino bianco e poi infine un tocco di classe, ci faccio dire, insomma, il immancabile prezzemolo. Questo è alla base di ogni piatto di mare, quasi sale e pepe quanto basta durante la cottura del condimento. Ecco qui, la nostra pasta è pronta, non ci resta che impiattarla, ma nel frattempo vorrei fare un bel brindisi con Sasbi per la nostra uscita, l'uscita di questo piatto. Quindi magari puoi mettere un po' di vino nei due calici, io magari farò un brindisi simbolico perché ho fatto un fioretto che fino a Pasqua non posso bere alcolici, però magari un cin cin ci sta. Dopo che abbiamo impiattato, prima di salutarvi facciamo questo video. Esattamente. No. Noi siamo pronti e adesso andiamo a impiattare la nostra pasta. Sì, prendiamo la pinza, io ti aiuto. Così poi e presentiamo anche il piatto finito, diciamo. Il piatto finito. Poi dicono dalla chat, dicono faccio anch'io un brindisi virtuale con voi. Ok, allora giriamo un attimo. Prima di salutarvi, prendiamo alla riuscita di questo nostro piatto. Un saluto da Sarox79, Sasbi78 e Linneos Tesla. Vi auguro tutti una buona domenica della Palme. Buona domenica. Termina streaming? Sì.